il mancato rispetto del diritto di precedenza da parte di uno dei due conducenti, ma evidentemente anche l'alta velocità sono fattori che hanno determinato un grave incidente stradale tra due autovetture che, scontrandosi, hanno capottato nella serata di ieri in corrispondenza della rotatoria situata nella periferia nord di Alcamo tra il tratto comunale della strada statale 113 e il raccordo con la strada provinciale 55 Alcamo-Alcamo Marina. La Polizia Municipale sta tuttora effettuando le verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, constatando in modo più approfondito i danni. Le auto coinvolte sono state una Mercedes e una Lancia Y, guidate rispettivamente da un colombiano residente ad Agira e da un alcamese. Entrambi, a quanto sembra, non hanno riportato gravi ferite. L'accaduto comunque testimonia l'elevata pericolosità di questo tratto stradale, dove già in passato erano avvenuti incidenti anche mortali. La recente realizzazione della rotatoria ad opera del comune di Alcamo è finalizzata a rendere più fluido e sicuro il traffico, ma è chiaro che occorre rispettare il codice della strada, mantenendo la massima attenzione e prudenza.